incontri possibili. Che tipo di rassegna è? Cosa ci dobbiamo aspettare da questo evento al Castello di Saputo? Vi potete aspettare di tutto. Qualunque incontro possibile lo potete trovare qua. Sono 5 appuntamenti per questa prima edizione che ho il piacere di curare la direzione artistica di questa rassegna organizzata dal Comune di Cleto e con il sostegno della Regione Calabria. Sono incontri fra persone uguali, persone diverse, persone che hanno qualcosa in comune o che non hanno niente in comune. Sono 5 spettacoli diversi fra loro. Dopo magari entriamo nel particolare, ma quello che ci piaceva, che ci ha spinto a mettere su questo programma, era non comprare gli spettacoli preconfezionati, perché non interessa a me come direttore artistico, non interessava nemmeno a chi ha promosso questa iniziativa, ma ci piaceva promuovere delle situazioni in cui si incontravano due performer, due artisti che magari avevano una storia diversa o che era la prima volta che si incontravano. Nel particolare, questa sera che noi iniziamo, ci sono due grandi strumentisti, ognuno col suo strumento è, parliamo di musicisti d'eccellenza. Uno è Alessandro D'Alessandro, che ha sviluppato sull'organetto, uno strumento tradizionale, una sua particolare tecnica, un uso particolare. Chi lo conosce sa cosa è in grado di fare Alessandro con l'organetto. L'altro, che è Daniele Di Bonaventura, è un'eccellenza italiana, collabora e ha collaborato con i maggiori jazzisti, con grandissimi musicisti, ed è un suonatore di bandoneon, che è quello che siete abituati a vedere nel tango, quello che suonava per capirci Astor Piazzolla. Ecco. Due strumenti all'apparenza abbastanza simili ma molto diversi, in mano a due persone che, come dire, ne hanno riscritto l'utilizzo in ambiti diversissimi, e ci piaceva far incontrare questi due strumenti e capire quali fossero le uguaglianze e le differenze fra i due. Cioè, di questi tempi in cui gli incontri, specialmente con persone diverse da noi, che hanno la pelle diversa o che ragionano o che hanno qualunque tipo di orientamento diverso, sono un po', come dire, visti addirittura per legge, si cerca di impedirne qualcuno. A noi piace ancora forse sognare e pensare, e in questo caso realizzare che tutti gli incontri sono possibili.